Mister, domani trasferta con la Casertana, una gara sicuramente non semplice, ma siete abbastanza carichi per affrontarla. Sì, diciamo che questa settimana ho rivisto la giusto modo di preparare una partita in trasferta e con la necessità, proprio si respira da parte dei calciatori, di invertire questo trend in trasferta che ci pesa, inutile negarlo, e quindi ho letto e ho capito la voglia di voler portare a casa qualche risultato positivo. Conoscete i punti deboli della Casertana, però sicuramente vi aspettate anche qualche possibile sorpresa, pertanto siete già pronti ad essere un po' camaleontici, a cambiare anche modulo durante la fase di gioco? Sì, noi abbiamo dei giocatori duttili che ci consentono di poter cambiare anche a partita in corso senza fare sostituzioni, e quindi credo che qualora ci fosse qualcosa di nuovo, proponessero qualcosa di nuovo, ci faremmo sicuramente trovare pronti. Situazione infortunati, indisponibili? No, noi abbiamo, diciamo, solamente Plasmati, che continua il suo percorso di avvicinamento a una condizione, non dico ottimale, ma comunque buona per poter essere d'aiuto nelle ultime 5-6 giornate di campionato. Per il resto Maccarone aveva un leggero mal di schiena che negli ultimi giorni dovrebbe aver smaltito, e poi vabbè, abbiamo Foresta che è ancora, diciamo, non è ancora al top per via di quella fastidiosa pubalgia che l'ha accompagnato, e poi per il resto diciamo che stiamo abbastanza